Negli orrori di una luce fioca di un piccolo lume, seduta al tavolo di un bistrò in un vestito cosparso di tante piccole esplosioni di luci, lasciava agli sguardi furtivi d'intorno di bearsi della sua presenza e del sorriso lieve di un modo di fare così dolce, lanciando ogni tanto lo sguardo con discrezione alla ricerca di una piacevole e intrigante condivisione, nonostante non fosse sola. Nel folgore di quel vestito che calzava a pennello quasi fosse un guanto, ricamato con tante piccole paia di lamè, metteva in mostra la prorompente fisicità di un corpo non più giovane ma attraente, dei contorni decisi e ricco di una sensualità tanto percepibile da lasciare nell'aria note di un profumo di donna sottile e accattivante. Dopo un tempo di innumerevoli parole racchiuse nei silenzi fluttuanti del bistrò, ma pregne di vatos, nel lasciare momentaneamente quella seduta, mostrava tutto il fascino che meritano bellezza, lasciando al viso il compito di quel particolare femminile di dispensare un sorriso appena abbozzato e il movimento lieve delle labbra carnose, inviare un bacio col lampo di occhi lucenti e frementi d'amore. La donna di Lamè, testo e voce di Mauro Mazza.